Dal 12 al 16 ottobre, con anteprima l'8 ottobre, Carbonia ospiterà una rassegna cinematografica, il Carbonia Film Festival, un impegno notevole che porta a Carbonia il cinema di grande qualità e che propone Carbonia nel, diciamo, in questo settore a livello nazionale. Con noi alla destra Paolo Serra, direttore della Società Umanitaria, Centro Servizi Culturali, e Francesco Giaivia, che invece è il direttore artistico della rassegna. Paolo Serra, in breve poi diamo spazio al direttore artistico che ci parlerà della rassegna. Come si è arrivati a questo appuntamento, sulla scia anche di iniziative nello stesso settore che avete portato avanti negli ultimi anni? Assolutamente, il discorso dell'ottava edizione di fatto nasce da una precisa volontà, quella di ampliare per quanto possibile la portata della valorizzazione della cultura cinematografica che da sempre cerchiamo di realizzare a 360 gradi. In questo senso l'ottava edizione del Carbonia Film Festival si inserisce a pieno titolo e in prima misura nel novero delle attività che vogliono proporre la Fabbrica del Cinema, ovvero il progetto che è stato avviato nel mese di dicembre e che è ospitato all'interno della Grande Miniera di Serbario. Non a caso questa ottava edizione ha come focus centrali innanzitutto il concorso e il trattare il tema del lavoro e delle migrazioni. Il lavoro, un discorso particolarmente caro al nostro territorio, così come quello delle migrazioni, non solo nel dover espatriare alla ricerca dello stesso, in questo caso anche delle immigrazioni, ovvero di tutte quelle persone che trovano spazio nei centri di accoglienza, parliamo dei profughi in fuga dalla guerra, dalle condizioni disperate che spesso si ritrovano a dover vivere. Ecco, tutti questi temi verranno affrontati non solo attraverso le proposte cinematografiche che saranno presentate dal 12 al 16, ma anche attraverso incontri, dibattiti, incontri con i più giovani, masterclass, momenti di discussione che si articoleranno nelle varie sezioni del festival. Francesco Giaivia, Carbonia ha sempre dato, diciamo, grande attenzione sia alla rassegna teatrale che a quella cinematografica. Forse è anche questo il motivo per il quale quest'anno in modo particolare c'è questo particolare impegno per la rassegna che si propone veramente a livello extraregionale, diciamo nazionale in tutti i sensi. La sfida che abbiamo voluto fare insieme era quella, insomma, di proporre una selezione di qualità che guardasse fuori anche dai confini nazionali, prendendo il meglio del cinema recente che ha debuttato nei grandi festival, che lavora sui temi del lavoro e delle migrazioni. Abbiamo deciso di coinvolgere una serie di attori e di protagonisti anche del cinema italiano che per noi sono significativi e importanti, li abbiamo chiamati a delle sfide anche a non solo presentare film, ma anche nel caso dell'evento di apertura con Vinicio Marchioni e Milena Mancini a confrontarsi con dei testi come un reading di Acalè di Emmanuel Carrer, e questo vale anche ovviamente per il concorso internazionale dei cortometraggi. Abbiamo ricevuto oltre 500 film che abbiamo visionato e la selezione, insomma, è stata ardua, selettiva, dura, esigente, e quindi riteniamo che, insomma, ciò che ne è venuto fuori è veramente abbastanza il meglio che si può trovare oggi a livello mondiale rispetto a questi due temi. In estrema sintesi, i contenuti, le proposte principali, quelle almeno, diciamo, che proprio non si potranno perdere della rassegna. Ci sono i due concorsi da seguire entrambi, tra fiction e documentari in lungometraggio e i cortometraggi proiettati il pomeriggio in due programmi. Ci sono gli eventi speciali in apertura, dicevamo appunto il reading di Marchioni su Acalè, e il sabato l'anteprima nazionale di un film che si intitola Il più grande sogno, fra i protagonisti Alessandro Borghi, un volto noto del cinema italiano. Una giornata come quella di domenica dedicata più al territorio e alla Sardegna con due proposte pomeridiane, e poi soprattutto una giornata di anteprima a cui teniamo molto, sabato 8 in giro per la città con il rap, un documentario sul rap allo street park Fire One della città, e un concerto performance molto speciale di Massimo Zamboni di CCCP e CSI alla Grande Miniera di Serbario, realizzato apposta esclusivamente per la città di Carbonia. Appuntamento quindi per l'anteprima l'8 ottobre. Esatto. Grazie, in bocca al lupo. Prego.